Alessandro Boldini, presidente dell'ACM Test, a Torino, a Casa Ugi, ospiti per un evento molto particolare, importante, che si ricollega a un giorno da campioni. Sì, siamo qua oggi a Torino per l'intitolazione di uno spazio, di un appartamento che servirà ai bambini bisognosi di cure oncologiche presso Regina Margherita di Torino e per i loro genitori. È il risultato di quello che è un giorno da campioni. Un giorno da campioni è la dimostrazione che il canavese ha un grande cuore e soprattutto che il mondo dei rally e dei motori sono sempre pronti a disposizione quando ce n'è bisogno. Sì, indubbiamente per un piccolo paese come il nostro, per il canavese è veramente un risultato straordinario quello che siamo riusciti ad ottenere. È il risultato di un grande lavoro di squadra, perché noi oggi siamo qua in rappresentanza di tutta una macchina organizzativa non indifferente, e i motori hanno fatto sì che non fosse solo un problema il trambusto e tutte quelle che sono le problematiche di una strada chiusa, ma hanno contribuito a portare un risultato davvero davvero importante per il canavese. Cristian Milano, co-organizzatore di Un Giorno da Campioni, un evento importante che ha portato a unire le forze con Casa Ugi. Oggi siete ospiti di Casa Ugi per questa giornata importante. Che emozione hai provato in questo momento? Sì, una grossa emozione, più che altro siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati e quindi siamo contenti, siamo davvero contenti. C'è da ringraziare tutti quelli che hanno partecipato prima, dopo e durante la nostra manifestazione, e quindi grazie a tutti, obiettivo raggiunto direi. A questo punto, sulle ali dell'entusiasmo di questa giornata e di quello che avete fatto, cosa dobbiamo aspettarci per la prossima edizione? Sì, la prossima edizione, diciamo che la giornata, quella per la raccolta fondi, sarà più o meno sullo stesso stile del 2022, ma stiamo proprio parlando in questi giorni di riuscire a portare Un Giorno da Campioni qui in casa Ugi, dove riusciremo così a far vedere e far partecipare tutti o perlomeno molti più bambini, ragazzi che sono qui ospiti da loro. Quindi l'obiettivo è riuscire a portare qui in città di Torino e qui in Casa Ugi la manifestazione. Stazione. Siamo con Gianluca Tavelli, pilota, preparatore della Special Car, che è una delle protagoniste dell'evento Il Giorno da Campioni. Ecco, anche per te questa giornata che cosa significa? Quali emozioni hai provato?
Beh, sicuramente è una giornata toccante, perché da un certo punto di vista uno la vede sempre magari da fuori, quando si è all'interno è tutto più surreale, mettiamola così. E diciamo che è stata una bellissima cosa organizzata da Christian, da tutti il loro staff, che secondo me hanno fatto una giornata fantastica, e sono veramente contento di aver potuto fare quello che alla fine mi piace, cioè guidare, però potendo dare comunque una mano a una struttura così e a dei bambini che purtroppo sono obbligati a stare qui dentro.